Ciao a tutti, io sono Stella e sono uno spettacolo. E io sono Toi, il bello di casa, e siamo i figli pelosi di Luca Toni. Siamo una squadra fortissimi, fatta di gente fantastici. Lei è veramente brava a proteggere la palla, infatti anche quando gioco con mio figlio, lei si butta dentro e la prende la palla, la protegge meglio di papà. Sarebbe un buon centrocampista, la Gattuso direi. Toi invece sarebbe più un fantasista, dai. Toi un po' più alla Del Piero. Stella ha 4 anni e mezzo, è sarda, come potete vedere molto aggressiva. Toi è un bellissimo cocker di 2 anni e mezzo, l'abbiamo preso da un pollaio di Napoli, era stato abbandonato, è veramente dolce, buono. Tanto coccoloni, e la cosa bella sua è che anche appena apri la macchina lui si butta su, perché forse ha paura di essere lasciato a casa, e quindi noi ce li portiamo sempre con noi anche quando andiamo al ristorante, andiamo in giro. Purtroppo nel 2024 ci sono ancora posti dove magari non accettano gli animali. Penso che devono essere ben accetti, soprattutto se sono bravi. Ciao. Ciao, ma ti fanno un video, Lo sai, ma se vai in televisione dopo, Lo sai? Stella e anche Toi portano sicuramente tanta felicità. La cosa bella è anche quando vedono mai bambini che cadono, che magari si fanno male o piangono, corrono subito a vedere ed è fantastica. Poi lei è acquatica e quindi quando l'abbiamo portata al mare voleva salvare tutti i bambini della spiaggia, vero? È vero, amore? Splish splash, I was taking a bath. Long about a Saturday night. Il rapporto con Stella penso che sia proprio padre e figlia. Quando la guardo negli occhi sembra proprio che mi dica andiamo papà, mi porti con te oggi. Sempre felice, incredibile. E quindi anche nelle giornate dove non sei tanto felice vedi questi occhioni, vedi lei che con 2 coccole è contenta, vero? Ti dà subito felicità. Guarda gli abbandoni, per me sono cose proprio incomprensibili. Pene sempre più severe, io sono per quello, perché comunque non puoi assolutamente abbandonare. Non prendere animali per un gioco o perché magari per una voglia di un bambino, ma quando ce li hai di amarli, perché loro ti danno veramente tanto amore. Loro danno più amore di quello che ricevono sicuramente. Ciao Michela, ciao Stella, come puoi vedere anch'io ho una Stella, la mia figlia pelosetta, sempre dagli a parte degli animali, guardate che splendide creature. Dalla famiglia Toni un grande saluto, siamo una squadra fortissima.